esattamente il doppio. Sono 6 milioni i rifiuti che arrivano in Italia, mentre sono 3 quelli che mandiamo all'estero. Il dato, in controtendenza rispetto all'immaginario collettivo, arriva dal rapporto annuale dell'ISPRA, il centro studi del Ministero dell'Ambiente sui rifiuti speciali. Queste importazioni sono per lo più rifiuti di metallo che noi utilizziamo nelle nostre acciaierie. Il sistema produttivo italiano è da sempre abituato a riutilizzare nel suo ciclo produttivo i rifiuti in luogo delle materie prime, proprio perché noi siamo un paese povero, diciamo, di materia prima, e quindi da sempre abbiamo questa vocazione al riciclaggio. La quantità maggiore arriva dalla Germania, quasi 2 milioni di tonnellate, seguiti da quelli provenienti dalla Svizzera, dalla Francia e dall'Austria. Tutto questo mentre è ancora in aumento in Italia la produzione nazionale dei rifiuti speciali. Sono circa 139 milioni di tonnellate di rifiuti, quindi sono tantissimi. Di questi circa 50 milioni, anzi più di 50 milioni, sono i rifiuti prodotti dal settore delle costruzioni. E viene riciclato effettivamente molto, perché siamo intorno al 67% di riciclato. Proprio perché, come dicevo prima, abbiamo una forte vocazione al riutilizzo dei rifiuti nel nostro sistema produttivo.